Andrea Del Time, medico impegnato in politica, consigliere comunale per la prima volta nel 2014, consigliere ANCI regionale del gruppo Giovani e oggi entra a far parte del forum salute del PD nazionale. Dico oggi per dire che è una nomina molto recente. Ecco, che cos'è il forum salute del PD? Allora, il Forum Salute del PD Nazionale è il forum che raccoglie dai territori tutte quelle che sono le proposte che arrivano in tema di sanità. E per me è un onore farne parte, ne faccio parte insieme a tutti i responsabili delle varie segreterie regionali del PD per la sanità, ovviamente, all'onorevole Lorenzin, l'ex ministro della Salute, che ricordiamo per l'importante legge sull'obbligo vaccinale, e ai nostri rappresentanti in Parlamento in Commissione Sanità. Ecco, parlare oggi di sanità è veramente quanto di più importante ed incisivo in questo paese, si deve affrontare. Ora, il significato del forum, diciamo che è quello di raccogliere tutta una serie di indicazioni che vengono da diverse regioni, però significa probabilmente anche riorganizzare la sanità o quantomeno lavorare in quella direzione. In che cosa state lavorando nel dettaglio? Allora, assolutamente condivido. Sappiamo che la sanità è un tema di pertinenza regionale. Se pensiamo che Regione Liguria ha destinato circa l'80% del suo bilancio proprio a questo capitolo di spesa, però vi sono ovviamente alcune normative che sono di competenza nazionale. Pertanto, tutte quelle cose che noi raccogliamo dal territorio le possiamo portare a livello di proposta al Forum Sanità del PD. E da qui possiamo anche avere la possibilità eventualmente di tradurle in legge. Per cui il mio lavoro in questo periodo sarà sicuramente quello di raccogliere tutte le istanze che arrivano dai colleghi medici, dagli infermieri, dagli operatori sociosanitari che abbiamo visto in prima linea in questa esperienza drammatica dell'emergenza Covid e abbiamo visto quanto sono dati da fare e come hanno consentito al sistema, il nostro, uno dei migliori a livello mondiale, possiamo dire, di reggere l'ondata di questa forte pandemia. Entrando nelle tematiche, sicuramente da parte mia vi sarà un'attenzione particolare, speciale a quelle che sono le istanze dei giovani medici, facendo io parte appunto di questa categoria. Soprattutto, anche se io fortunatamente ne sono uscito, essendomi specializzato da poco, alla tematica annosa dell'imbuto formativo, che vede appunto un numero di borse di specializzazione molto esiguo rispetto al numero dei laureati in medicina che ogni anno provano il test per accedere alle specialità. E poi vi sono le varie tematiche che arrivano ovviamente dagli ospedali, dalla medicina generale, dalla medicina del territorio, che troveranno ovviamente grande attenzione all'interno di questo forum. Ecco, lei ha acquisito la specializzazione a dicembre, giusto in tempo per tuffarsi in questa drammatica situazione. Come l'ha vissuta e che cos'è che ha trovato che creava frizione con quello che lei aveva come idea del percorso che deve fare da medico? Se c'è, ovviamente. Diciamo innanzitutto che la pandemia è stato uno stress test veramente importantissimo, e possiamo anche dire che il nostro sistema ha retto bene, però ha posto in evidenza alcuni limiti e alcune carenze in quella che era una gestione regionale che già avevamo potuto affrontare e avuto modo di osservare prima dell'emergenza Covid. Se pensiamo al fatto che negli scorsi mesi, ben prima che insorgesse il problema del coronavirus, i malati oncologici erano costretti ad andare dal San Martino a farsi curare a Savona o a Spezia per fare la radioterapia, questa è assolutamente una vergogna di un'amministrazione regionale che non ha in questi anni, dal nostro punto di vista, agito in maniera corretta. Come dicevo prima, la sanità è il capitolo più importante del bilancio regionale. E la gestione sanitaria in Liguria, non lo dice il sottoscritto, ma lo dice la Corte dei Conti, ha portato costi altissimi e un livello non sempre all'altezza. Se il sistema sanitario va avanti, è grazie ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari che con passione, con abnegazione, hanno portato avanti il sistema anche nel corso di questa epidemia, dedicandosi a pazienti e ai bisogni dei malati. Ecco, il sistema sanitario, quindi anche quello nazionale, va sicuramente rivisto. Ma di fatto qualcosa è già cambiato perché la realtà ce l'ha imposto, gioco forza. Che cos'è l'approccio in questo momento immediato che la sanità deve vivere per avvicinarsi ai cittadini? Perché mi pare che si fosse creato qualche buco. Lo dico in due parole, bisogna investire in sanità pubblica. Questo
Questo secondo me è assolutamente fondamentale. Abbiamo visto come il privato possa svolgere il suo ruolo in condizioni normali e lo svolge anche in maniera ottimale ed egregia, però nel momento dell'emergenza abbiamo visto come sia assolutamente indispensabile rivolgersi al sistema pubblico, che è poi il sistema a cui facciamo affidamento. Per cui è assolutamente indispensabile che nei prossimi anni tutti gli investimenti a livello nazionale e a livello regionale siano tesi a rafforzare il sistema pubblico. Poi certo, senza demonizzare il privato, perché una buona integrazione può essere sicuramente d'aiuto e di supporto, però il nostro caposaldo deve essere l'investimento nel sistema pubblico. Secondo lei la politica in questo momento è in grado di mettere mano alla sanità? O sono due cose che pesano male sullo stesso piatto della bilancia? Assolutamente necessario che la politica metta mano alla sanità, lo faccia, come detto, con investimenti, lo faccia riorganizzandone la struttura. Io ora non voglio entrare nel merito di quello che poi sarà il programma della coalizione del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali, perché poi sarà insomma frutto di un accordo di coalizione e anche di una discussione con quello che sarà il candidato o la candidata presidente, che uscirà, spero, a giorni o a settimane. Però quanto dobbiamo dire assolutamente con forza e con fermezza è che vi sono alcuni capisaldi su tutti, mi prendo la responsabilità di dirlo, lo smantellamento di Alisa, che è una sovrastruttura inutile. Quei soldi dal mio punto di vista vanno investiti in posti letto, vanno investiti nell'assunzione del personale sanitario, nella sua formazione, vanno investiti in tutte quelle infrastrutture necessarie a curare al meglio i nostri pazienti. Ecco, al di là dell'appartenenza politica, secondo lei in questo momento la politica sta ancora seguendo molto il consenso relativamente alla sanità? Sicuramente c'è chi ha cavalcato questa emergenza. Non voglio entrare in polemica con l'amministrazione regionale. Ci sarà il momento e la sede opportuna. Diciamo che alcune cose non mi sono piaciute. La spettacolarizzazione nella consegna delle mascherine, faccio un esempio, la cerimonia a Piazza dei Ferrari per consegnarle, il fatto che sono state spese ingenti risorse regionali e si è perso del tempo per stampare il logo della regione nelle mascherine che venivano inviate a casa ai cittadini, quando vi era un'estrema necessità di avere questi dispositivi di protezione. Sono tutte cose che hanno dato l'idea più di un ricercare una spettacolarizzazione anche del tema sanitario in un momento in cui assolutamente una strumentalizzazione di questo tipo era ed è, dal mio punto di vista, inaccettabile.